Ahora, cuando usted se decide a hacer sus propios proyectos, sus propias películas, opta por la comedia, la italiana, leí en algún lado que dice que el humor es ya una marca genética en Italia. Quando lei decide di fare cinema e con questa commedia all'italiana, si dice che l'umore è nella carta d'identità genetica italiana. Sì, appunto, perciò voglio dire, quando ho cominciato a fare il cinema io, il film, no, il direttore, la commedia all'italiana esisteva nella tradizione della cultura italiana, non è stata inventata né da me né dagli miei colleghi, da nessuno. Quando comencé a ser director, la comedia italiana ya estaba en la tradición italiana. Desde Yo el no inventé flauto, nada quindi, nuevo. No, Aplauto, ancora L'applauto, questa dice. latina addirittura, Claro, por greco-romana, supuesto. dalla Della cultura latina, greco-romana, la latina, cultura sì. latina. Quindi, Está hablando de una idiosincrasia, de una manera de ver el mundo. dice che sta sì, parlando di certo, una una maniera di maniera. vedere il mondo attraverso l'ironia, la satira, è un po' di cattiveria, essere un po' di cattiveria, Dice molto che cattiveria. a través de la ironía, la sátira y un poquito de maldad. Y un poco de maldad también, Sí. sí. Ahora, la diferencia con el realismo es más o menos paralelo, los dos fenómenos son Sí, paralelos. il periodo è più o meno lo stesso, sì. Sì, la posguerra. Solo che il realismo era molto drammatico, molto cupo, mentre noi che facevamo la commedia volevamo fare dell'ironia, fare del divertimento, però anche della tragedia, Claro. perché nella commedia italiana c'è anche Es molto dramma, tragedia, c'è anche molto ovviamente. dramma. Son paralelos, efectivamente son paralelos. Sucede que el neorrealismo es bastante más oscuro, es bastante más trágico. Por ahí queriendo decir las mismas cosas, ¿no? Porque la Claro. comedia italiana elige la clave de Es sátira. más documental, el neorrealismo sale a filmar la calle, sale a filmar lo que hay, ¿no es cierto? Il neorrealismo più documentario esce per la strada a Sì, registrare. ma anche la commedia italiana esce per la strada, sta a Sì. fare cose che si vedono naturali e anche i Claro. rapporti con le persone devono essere molto autentici, Claro. naturali, non costruiti troppo. Dice que también la comedia italiana sale a la calle, tiene que buscar elementos muy naturales, no demasiado construidos. Inclusive los actores también salen de la calle, la mayoría. Anche gli attori escono dalla strada. Anche gli attori, ma questo come posso dire, è una derivazione dal neorealismo che prendeva gli attori dalla strada e quindi, Sì. anche la commedia li ha presi dalla strada perché era neorealista. Dice que esto sí sale del neorrealismo, tomar los actores por la calle sale del neorrealismo y también lo ha tomado la comedia Y la manera de italiana. filmar, pero tal vez más allá de que crearon una estética, la necesidad lo llevó a eso, ¿no es cierto? Certo, sì. Leía en algún lugar que, por ejemplo, no tenían película para È filmar vero. y usaban películas viejas Non y eso c'erano, sì. generó una estética Non c'erano después. lampade, non c'era la Claro, pellicola, claro. non esisteva gli ambienti. Allora gli ambienti non si potevano costruire perché costavano troppo, Claro, si andava a prendere sicuro, quelli dal claro. vero. Se si doveva fare un caffè, si andava nel caffè invece di costruirlo in teatro. Claro. Dice che esto effettivamente surgió de la necesidad porque no había nada, ni Pero lo luces, ni notable, celuloide, lampade. ni ambientes, ni la Lámpara. posibilidad de crear escenografías, Pero ¿no? lo notable es que esa carencia generó una estética que È diventata un'estetica, sì, è vero. después con elementos, con dinero, la trataban de imitar, ¿no es cierto? Eso es lo fantástico, me Dice che poi è parece. successo il contrario, con i soldi e con gli Claro. elementi tentavano di imitare quello Claro. che era originale. Leí en alguna parte que la textura que daba, esas películas usadas, viejas que usaban, generó una estética que después querían lograr eso con otros Claro. recursos, ¿no es cierto? Dice che persino usare i film già usati, usare i film vecchi, davano una Ah, costura, un c'era, modo sì. molto C'era una particolare. pellicola, una grana, si diceva, Claro, una grana, grano, ¿no es sì, cierto? strana, sì, Muy certo. extraño. Eso es fantástico. ¿Y usted hoy en este momento prefiere por ahí ver autores nuevos que los que ya tienen una estética muy marcada en el cine, ¿no es cierto? Preferisce Di adesso. bianco e Y nero, blanco y sì. negro. Preferisce adesso vedere registi giovani che hanno una estetica molto. Sì, se li trovo, se ci sono, preferisco di vederli, Sì, certo. dice che Beh, si esistono, prefiere verlos, sì, claro. sì, certamente, Si certamente. existen. Se habla de una época de oro del cine italiano que yo ya no sé si se podrá recuperar. ¿Por qué esa mística de ese momento, esos grandes directores, esos grandes actores? Hoy no se ve en el cine italiano un movimiento de esa riqueza, Dice che ¿no? c'è un'epoca d'oro Sì. del cinema italiano che oggi
si potrebbe casomai recuperare, nel senso è difficile registi, perché manca, attori? È difficile recuperare, perché il cinema è molto, in gran parte è industria, il cinema è un'arte applicata all'industria, sì. Se manca l'industria manca anche il cinema, e allora in Italia in quel periodo là c'era anche un'industria di cinema. È molto difficile recuperarlo perché il cine è un arte applicato e dipende fondamentalmente dall'industria, e se non c'è industria non c'è cine. In una declarazione vi che dice è un arte minor, considera che è un arte minor applicata, sì, minor perché non è indipendente. La pittura è indipendente, la musica è indipendente, la letteratura è indipendente, il cinema non è indipendente. Però l'epoca di ustedes era indipendente, ustedes tenían una industria atrás que lo sustentara. Sì, la piccola industria c'era. Sì, aveva una pequeña sì. Industria. Si realizzavano 200-250 film ogni anno, quindi c'era una industria. Aveva un'industria. Sì. Si hacían 200-250 film cada año, aveva una industria. ¿Y a qué atribuye que esa industria no existe hoy? ¿Es por el cine norteamericano que ha copado más o menos todo? Certo, l'industria americana, che è sempre più forte di tutti, sì. È intervenuta e ha ammazzato quella italiana, quella francese, quella tedesca, l'industria europea. È un po', posso dire, tenuta bassa dall'industria americana in tutta Europa. Claro. Dice che giustamente è l'industria americana la che ha destruito in parte la cinematografia in Europa, tanto in Francia come in Italia, no? Y aún hoy es quien la mantiene presionada, digamos, ¿no? ¿Usted se imagina una Gina Lollobrigida virtual, por ejemplo? Pero no es virtual, era molto concreta. Por eso digo, ¿se puede hacer eso con técnicas? No creo, la verdad que no creo. La receptividad que usted tuvo acá, usted la vio. La emoción con que lo recibió la gente en Mar del Plata hace unos días, ha vissuto lo vivió, eso questo lo vio. Riscontro che ha avuto da parte del pubblico, la sì, receptività. Sì, è la prima volta che sento questa risposta così calorosa dal pubblico. La prima volta in tutta la sua vita? È la prima volta sì, che così calorosa, sì. Tan calorosa, tanto affettuosa. Tan affettiva. Anche perché vedo che gli argentini, proprio il popolo argentino è molto generoso, è molto... Non si nasconde, sempre pronto dice a... Entiende che il pubblico argentino, che il pueblo argentino, è molto generoso, che sí. Non si esconde. È dimostrativo, sì. Sí. Sí, ecco, dimostrativo. Con los che lo mobilizzano, no con qualquiera. Sí. Certo. Lei dice dimostrativo sí. Con quelli che, insomma, che creano delle emozioni. Applausos come il che vi sì, ma non sono tutti così, non dovunque così, Dice, non sono tutti così, i pubblici, diciamo. Pubblici delle altre nazioni, di tutto il mondo. Sí. Non sono tutti uguali. Pero además porque sus películas acá, sobre todo en los años 60, 50, fueron emblemáticas, tuvieron una fuerza enorme. Capaz que usted está en Europa, en Italia, y no sabe la repercusión sí. Que puede tener en otros lugares del mundo. Sí, ¿no? Que, sí. Cristina dice justamente que i suoi film degli anni 50, 60 sono stati così emblematici, così ricevuti da noi, che forse questo non è successo in altri posti del mondo, no? Può darsi anche. Sì, non so, beh, in Italia sì, molto, perché sono andati molto bene. Però... E poi sì, hanno viaggiato, insomma, però insomma, non sono stati così accolti con quella generosità e con quel calore che hanno fatto sì, o in Italia o in Argentina. Sì, sì, però in Italia tuvieron molto successo también, però credo che non sabe se in altro lugar del mondo fuera de Italia han sido porque la idiosincrasia argentina usted la deve ver bastante parecida all'italiana, o no? Come no sabe? Ecco, appunto, voglio dire, negli altri posti hanno avuto successo i miei film e quelli della commedia italiana nei cinefili, nella cinefilia. Claro. Ecco, non era nel pubblico vasto. In generale, sì. Certo. Sì, dice che, bueno, che in los otros países ha tenido éxito dentro dell'ambito de los cinéfilos, pero no lo he imaginado tan popular como en el público. Esattamente. Sì. Fue una cosa muy impresionante. Cristina dice che è stata una manifestazione di amore. Molto, infatti, grazie. Io non so come ringraziare gli argentini. Que no sabe cómo agradecer a los argentinos. No, ¿usted sabe que la Argentina es el país con más estudiantes de cine del mundo? Sí. ¿Le dice que Argentina es el país con más estudiantes de cine en el mundo? Ah, sí, ecco, vede, sí. Sí. Ma no, sono dappertutto, sono pieno così, dappertutto, tutto il mondo, sono troppi studenti di cinema. In tutto il mondo, sono demasiado studenti di cinema. Non ci sono studenti di pittura, studenti di musica, studenti di letteratura, di teatro, solo di cinema.
falta en estudiantes de pintura, de teatro, de literatura, solo de cine. Pues serán modas, son épocas, son modas, ¿qué son? ¿Tendencias? Sarà una moda, una tendenza. No se puede entender. Sí. Peccato per le altre arti, però. Dice lástima para las otras artes. Lástima para las otras artes, totalmente. Usted el otro día dijo, no sé dónde, que... Che duda conseguire un produttore per una prossima película che va a dedicarsi a studiare musica nel conservatorio. Io leí eso. Dice che l'altro giorno lei ha detto che pensa di trovare difficoltà a cercare un produttore per un prossimo film, per cui lui smetterà di fare cinema e andrà al conservatorio. Ma è vero? È vero? Sì, è vero, ma non so se mi accettano il conservatorio. Sì, lo van a accettare il conservatorio. Bueno, sabe, tocca algún instrumento, tiene conoscimento? No, non per segnare un strumento, ma per capire come nasce una melodia, poi vedere come stare insieme a persone che vogliono imparare qualche cosa e a dei insegnanti che vogliono insegnare qualche cosa. Ecco, mi piace stare insieme a questa umanità, insegnanti e giovani che imparano. Dice, bueno, che non è per apprendere musica, è perché quiere stare in un lugar junto alla gente che sta aprendiendo e junto a los docentes che stanno insegnando. Quiere estar en el medio de un grupo donde circule la humanidad. Bueno, terminamos acá. Debe gracias, estar cansado. Molto gentile. Se va a almorzar ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a lei, señor. Gracias a vos. Muchísimas gracias.